Piano del Sud. Prego. Buongiorno mister, volevo solo sapere la sua impressione sul nuovo arrivato Sancho, il centravanti che abbiamo visto in allenamento giovedì. Sancho è un ragazzo che abbiamo visto, abbiamo studiato, è un ragazzo giovane che sicuramente ha bisogno un attimo di un ambientamento, di un percorso, però abbiamo visto in lui le qualità per poter essere utile a questo Cosenza. E quindi spero, mi auguro che ci possa aiutare e dare una mano. Abbiamo tanta fiducia in lui e quindi l'impressione, il giudizio è di un ragazzo che può essere utile per noi. E quindi siamo contenti di questo e lo aspettiamo e lavoreremo, siamo a disposizione noi di lui per cercare di migliorarlo. Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Salve mister, Mantova, una gran bella prima partita di campionato dopo aver dominato la Serie C, l'ossatura è quella lì, giocatori che si trovano e si conoscono a memoria, che partita sarà contro questa neopromossa, tra virgolette? Una partita molto difficile, in un contesto penso di grande entusiasmo. Una squadra che l'anno scorso è stata, insieme alla Juve Stabia, una di quelle che ha espresso un calcio fantastico, vincendo un campionato meritatissimo. Ci aspetta una partita difficile, ne siamo consapevoli, ma questa è la Serie B. Dal punto di vista tecnico penso che sarà una partita verticale, molto tecnica, molto fisica. È un test sicuramente molto difficile, ne siamo consapevoli, c'è grande rispetto per l'avversario, sarà uno scontro tra due squadre che secondo me, non secondo me, è una opinione, possano lottare per obiettivi di mantenere la categoria e quindi sarà una partita difficile, ne siamo consapevoli, ma noi vogliamo fare la nostra partita mettendo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche, questo è chiaro. Walter Leone. Buongiorno mister, allora intanto da quando il calcio è calcio le squadre riflettono sempre il carattere di chi la guida, dell'allenatore, questa ne abbiamo avuto grande conferma almeno nelle prime uscite ufficiali, ma anche giovedì devo dire durante l'allenamento congiunto. Eppure una squadra rivoltata come un calzino, perché se prendiamo la formazione della prima ufficiale dell'anno scorso c'erano soltanto 4 calciatori, di cui uno, Florenzi, non era nemmeno un titolarissimo. Questo significa che il progetto ha margini di crescita importanti. L'ho detto, questa è una squadra completamente nuova, è un progetto. I progetti poi fanno anche alla svelta essere cestinati nel calcio di oggi, bisogna essere chiari, ma sicuramente c'è un'idea, c'è una costruzione con una logica. Questa è una squadra nuova che ha bisogno di un percorso, già chiesto, io ve l'ho già chiesto, ve l'ho detto che ci vuole pazienza, è una squadra abbastanza giovane, con alcuni calciatori anche inesperti per la categoria e quindi è sicuramente un viaggio nuovo. Quindi io parlo di viaggio, di percorso, di quello che vogliamo fare. È partito, sicuramente l'inizio è andato anche oltre le aspettative fino a oggi, ma questa è la strada che vogliamo percorrere attraverso il miglioramento che vogliamo fare, abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare e siamo partiti. Domani ci aspetta una nuova tappa, lo sappiamo le difficoltà che incontreremo, ma su quello che vogliamo fare, sulla strada da percorrere, su quello che ci aspetta quotidianamente, su quelle che sono le idee, almeno io, il mio staff, abbiamo le idee chiare. Poi lei mi dice progetto oggi, come le ho detto prima, viene in calcio di oggi, quello che è importante è avere le idee chiare, voler lavorare noi e cercare di trasmettere alla squadra che in questo momento, fin dall'inizio, sta lavorando forte dietro a questa voglia.
Pier Giorgio Giorno. Sì, buongiorno mister. Sin dalle prime amichevoli di Cascia, compresa la Coppa Italia e la prima giornata di campionato, un po' stanno tirando la carretta sempre gli stessi giocatori. Considerato che il Cosenza in 10 giorni giocherà 3 partite, lei per Mantova ha in mente qualcosina? E poi la domanda su Camporese. Camporese rientra, però è dura togliere uno dei 3 difensori che hanno fatto così bene con la Cremonese. Ma un allenatore fa sempre delle scelte, e quindi è logico, uno deve fare una scelta, ma le fa sempre per il bene della squadra. Quindi ci sono, io non penso al momento ad altre partite. Quello che mi interessa, il focus è solo sulla partita di domani, solo il Mantova, quindi il resto non mi interessa. Valuto per domani e nel mettere la formazione che riteniamo più giusta nella partita di domani. Penso a quelle e basta, quindi le altre partite non mi interessa. E per quanto riguarda la situazione, è logico che io sono rimasto molto contento del lavoro che abbiamo fatto domenica scorsa contro la Cremonese, e quindi potrei anche continuare su quella strada lì senza nessun problema, fermo restando che oggi il Cosenza ha 24 giocatori, quelli che domani partiamo, e di cui di tutti i 24 io sono molto contento per quello che stanno dando, cercando di migliorarli, e quindi questa c'è, cioè, in piena fiducia. È logico che poi tu devi fare delle scelte, ma siamo su questo, è molto chiaro. Fabio Mandato. Il mister ha detto poco fa, questo progetto ha una logica, io e il mio staff abbiamo le idee chiare, e allora le chiedo, c'è una interlocuzione costante con la società, con il direttore sportivo e il direttore generale per le operazioni di mercato? È logico che prima di Torino sono stato chiaro, vi avevo detto determinate cose, oggi non ho bisogno più di parlarne, perché facciamo fatica a pensare anche al mercato. Guardi che dobbiamo preparare le partite, tutte le situazioni, i video, il lavoro, se perdiamo anche energie sul mercato, che è assurdo. Io oggi, come gli altri colleghi, quando il mercato ha campionato aperto, possiamo accettare 1-2 partite, noi ne giochiamo 3, cioè è abbastanza difficile come situazione, quindi facciamo fatica a pensare al mercato. Però con la società c'è sempre stato un dialogo, e c'è il dialogo. La società sa quello di cui abbiamo bisogno, è chiarissimo. Però il mio focus, il nostro focus è solo sul campo. Osvaldo Morisco. Buongiorno mister, allora soffermiamoci sul campo. La definizione di difficoltà, entrando nei capillari di questa parola, cos'è che temi di più dal Mantova? La loro qualità, una squadra che ha qualità, che ha un palleggio importante, una squadra che tende a fare sempre la partita, e quindi, ma una squadra di grande rispetto, mi piace, punto, mi piace. Paolo Tolarico. Mister, buongiorno. Lei ha detto che ci sono 3 partite, quasi 4, perché poi la 4ª partita si prepara comunque a mercato aperto, al di là che si svolge qualche ora dopo. Sì, ci sarà lo stesso problema anche a gennaio, perché ci saranno altre 4 partite a gennaio che si giocheranno praticamente con il mercato aperto. Lei ha detto giustamente, il focus è proprio sulla partita, si pensa al Mantova solamente. Però ci sono dei giocatori che costantemente vengono dati con la valigia in mano, che magari potrebbero non essere più del progetto del Cosenza. Lei trova serenità in tutti i giocatori, anche magari quelli che potrebbero partire da qui a breve? Io oggi ho avuto la fortuna, mi ritengo fortunato ad aver allenato questi calciatori qui, veramente, e quindi è a loro che va il mio ringraziamento per quello, come stanno lavorando. Il progetto, il Cosenza ha un'idea chiara. Chi non è contento di stare a Cosenza, ce ne sono stati tanti che hanno scelto altre strade, si sono allenati benissimo con noi. Noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare, quindi sicuramente fino ad oggi i calciatori, dal punto di vista del lavoro, dell'impegno, del sacrificio, di tutte quelle caratteristiche che mette in campo, sono stati
d'esempio in questo momento, e quindi io posso solo dirgli grazie per questo. Per il resto poi ci sono tante altre situazioni dinamiche che non tu puoi controllare, e io in quelle dinamiche lì non ci voglio entrare perché disperdo energie. Io so dove posso determinare e determino lì. In questo momento con il gruppo che abbiamo stiamo lavorando nel miglior modo possibile per fare il meglio per il Cosenza. Danilo Perri. Mister, buongiorno. L'ottima partita con la Cremonese, diciamo che in questi giorni è stata sulla bocca di tutti. C'è un aspetto però sotto il quale il Cosenza ha fatto un po' fatica nella trasmissione della palla. Ha avuto una percentuale di passaggi completati, basta. Questo dipende dalla volontà di giocare in verticale oppure anche da una mancanza di qualità, e quindi sotto questo aspetto spera di vedere dei margini di crescita già a partire da domani. La partita con la Cremonese è già andata, stop. Quindi quella partita è andata, se pensiamo a quella partita lì, noi e di conseguenza tutto il resto da me siamo mediocri, e noi non vogliamo essere mediocri. Quindi la partita con la Cremonese, poi andiamo ad analizzare quello, c'è sicuramente un dato, quello specialmente nella nostra metà campo, dove è un dato estremamente basso, nella quale lì c'è da fare un miglioramento, e già abbiamo già iniziato per cercare di alzare quella percentuale lì, che è una percentuale troppo bassa, ed è una percentuale che in base a determinati fattori sta a noi cercarla di migliorare. Sono d'accordo, e mi fa piacere che lei abbia visto i dati, e sicuramente non va bene, ma vogliamo migliorarlo. E poi sta nella qualità del passaggio, nella qualità del gesto tecnico. Quant'è che una partita è bella, e più il gesto tecnico è fatto bene, più la partita è bella. Noi non possiamo e non vogliamo migliorare sulla partita. Renzo Andropoli. Sì, se mi piace più focalizzarmi sull'ambiente. Che effetto l'ha fatto vedere in una partita di mezza estate con gente in vacanza, in una partita che non dice nulla dal punto di vista tecnico, vedere una tribuna così piena, incitare dal primo all'ultimo minuto dell'allenamento? Voglio di più, lo voglio dalla mia squadra, lo voglio da me stesso, da noi, e mi piacerebbe vedere ancora di più gente che viene al Marulla a incitare i lupi, e lo fa con passione, con entusiasmo. Tocca a noi squadra cercare di metterci dentro quello, ma anche a tutto l'ambiente. E mi piacerebbe, giovedì la partita a porta aperta è stata piacevole, mi piacerebbe anche poter fare un allenamento a porta aperta, mi piacerebbe fare la presentazione per far capire, per trasmettere quel senso di appartenenza a tutti quanti. Io sono felice di essere qua col mio staff, il nostro focus è solo sulla squadra in campo, ma anche in queste piccole dinamiche che poi sono determinanti, vogliamo incidere in qualche cosa, e quindi spero che ancora possa crescere questo entusiasmo, speriamo, ma domani è tanta roba, è tosta. Chiudiamo con Pier Giorgio Giorno. Mister, finalmente altri 6 giorni e poi noi giornalisti non le romperemo più le scatole sul mercato. Però voi non mi avete mai rotto le scatole a me, nel senso che voi fate il vostro che lavoro, che io rispetto. Però io non le chiedo ovviamente i nomi, perché di questo se ne occupa l'area tecnica che c'è, ma le chiedo a lei se ha individuato la carenza dei ruoli, cioè a suo avviso per completare l'organico e arrivare fino a gennaio in maniera tranquilla, quanti elementi servono e in che ruolo? Grazie. Ci vuole la voglia che ha avuto Alvini di venire a Cosenza. Grazie mister, c'è un'ultimissima di Pippo Gatto. E dopo la botta Zilli in che condizioni sta? Le condizioni di Zilli? Zilli che aveva avuto un problema all'allenamento congiunto. Abbiamo avuto un problema giovedì in partitella con un paio di giocatori, l'avete visto, Zilli quando sono usciti. Oggi decidiamo, dovrebbero essere tutte e due disponibili. Per il resto siamo tutti, c'è solo Gianfi che è sulla via del recupero, per il resto siamo tutti disponibili, quelli che partono, quelli che vedete. Grazie mister, grazie. Prego. A tutti.